riduzione ai costi della politica. È stata approvata in Commissione Bilancio la legge che riduce le indennità dei consiglieri e i costi per gruppi consiliari e uffici di comunicazione. Il provvedimento porterà un risparmio di quasi 11 milioni di euro per l'intera legislatura. In settimana si sono riunite le commissioni Sanità e Cultura. Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi il 19 gennaio. Tra i provvedimenti all'esame dell'Aula, il piano triennale di interventi in materia di istruzione. La Biblioteca della Regione entra a far parte del servizio SBAM, Sistema Bibliotecario dell'Area Metropolitana di Torino, che mette a disposizione dei cittadini gratuitamente un patrimonio di circa 1,5 milioni di volumi presenti nelle 60 biblioteche civiche del sistema. 49 pietre d'inciampo di Gunther Demnig sono state collocate a Torino in memoria delle vittime del nazismo. Anche il Consiglio regionale era presente alla installazione in ricordo di Luigi Nada, in strada comunale di Bertolla. C'è tempo fino all'8 febbraio per partecipare al terzo Piemonte Visual Contest, concorso su digitale, dati, mappe e creatività organizzato dal Consiglio regionale, Topics e CSI Piemonte. Al centro di questa edizione, il territorio piemontese e le sue trasformazioni. Riprendono e raddoppiano nel 2016 le visite guidate gratuite a Palazzo Lascaris. Due venerdì al mese si possono visitare le sale auliche del primo piano del Palazzo Barocco di Via Alfieri e quella sotterranea in cui si svolgono le sedute del Consiglio regionale. Calendari e prenotazioni su www.cr.piemonte.it. Cerimonia di premiazione in Consiglio regionale dei vincitori della nona edizione del concorso di scrittura Piemonte Mese. Rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni, il concorso premia articoli inediti scritti in lingua italiana su argomenti legati al Piemonte.